Con questo video vi mostreremo le novità della versione 2015 di Tecnometal. Nella parte comune delle utility è stata aggiunta la possibilità di eseguire un nesting a griglia per tutti i moduli di Tecnometal. Per quanto riguarda Tecnoplot, è stato inserito un parametro per gestire la precisione dei decimali inseriti nei modulini per le pieghe. Sempre in Tecnoplot abbiamo inserito un parametro per gestire singolarmente le quote delle pieghe, questo solo per le piastre. Nel modulo Tecnometal Bin 2D è stato aggiunto un nuovo comando per i controventi con maggiori opzioni. Nel modulo Tecnometal Bin 4D abbiamo aggiunto questo nuovo comando per le lavorazioni sulle lamiere. Nella sezione delle macro per le scale è stata aggiunta una macro per le scale a chiocciola. Sempre nel modulo 4D abbiamo aggiunto un comando per la preparazione della saldatura. Sono stati aggiunti anche delle nuove tipologie di parapetti che potrete trovare nella sezione Varie, Macro Utenti. Per quanto riguarda i ponti, è stato modificato il comando dei pioli, con aggiunta la possibilità di inserire dei pioli semplificati. Sempre relativi alla progettazione dei ponti, abbiamo aggiunto queste tipologie di controventi verticali. Sempre nel modulo Tecnometal Beam 4D è stato modificato il comando particolari 2D, in cui sono state aggiunte le informazioni della marcatura. Per i nodi 8 e 108 è stata aggiunta la possibilità di inserire le imbottiture. Nelle viste 2D è stata modificata la disposizione della marcatura. Per quanto riguarda il modulo di Tecnometal Beam Structural Analysis, le migliorie sono relative alla relazione di calcolo. Il documento HTML che contiene la relazione è stato ottimizzato e in questo modo la dimensione appare minore. I tempi di caricamento sono quindi più veloci sia in Word che nel web browser. È stata anche migliorata l'estetica delle tabelle e sono state aggiunte alcune leggende con le informazioni sui contenuti. In questa immagine c'è un piccolo esempio. Sempre nella relazione di calcolo sono state aggiunte le informazioni sui codici e sulla commessa. Sempre nella relazione di calcolo è stato aggiunto l'indice delle tabelle nelle combinazioni di carico in modo da poterle riconoscere dagli altri punti della relazione ed è stato risolto un problema nel riconoscimento della dimensione del carattere. Abbiamo inoltre migliorato il codice HTML con conseguente semplificazione dell'impaginazione in Word. Per questo vi consiglio di visionare il video relativamente a questa impaginazione. Nel setup della relazione è stata aggiunta la possibilità di cambiare le cifre significative. Sono stati aggiunti gli svincoli interni al taglio ed è stata ampliata la corrispondenza dei valori beta sulla lunghezza libera di inflessione. Questa è la nuova schermata. Sia in Tecnometal Beam Connection che in Tecnometal Beam Structural Analysis è stata aggiunta la verifica dell'unione 401 con tutte le normative. Come ultima novità vi segnalo le compatibilità con le nuove versioni sia dei solutori che di AutoCAD e di Windows. Naturalmente siamo compatibili anche con le versioni precedenti. Questi sono infine tutti i riferimenti in cui potete contattarci per ricevere maggiori informazioni.